Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio veramente di cuore gli organizzatori, in particolare la collega Laura De Simone, che, a cui va veramente tutta la mia stima personale. Devo dire che quando ho saputo del titolo che, di cui dovevo trattare, ci sono rimasta un pochettino così, sono sorpresa, ho detto, beh, insomma, non facile, ma soprattutto bisogna essere veramente molto ottimisti per trattare questo argomento, perché si tratta appunto dell'esecuzione nel concordato in continuità aziendale. Io personalmente di esecuzioni non ne ho ancora viste. Penso che tanti non ci siano ancora arrivati e comunque siano veramente limitati i casi dell'esecuzione. Bisogna essere ancora più ottimisti dopo la bellissima relazione che abbiamo sentito questa mattina del professor Gragnoli, perché ci ha veramente prospettato forse una situazione comunque situazioni difficili di fattibilità alla fine o di riuscita del concordato in continuità aziendale, considerate le problematiche che sono state sollevate. Bene, io vorrei darvi un breve sintetico schema degli argomenti che tratterò. Inizierò a parlare della fase esecutiva, ossia del significato della fase esecutiva, che cosa si intende per fase esecutiva. Vedremo poi il decreto di omologa, che si suddivide in decreto di omologa definitivo e decreto di omologa provvisoriamente esecutivo. Quali sono gli atti che possono essere compiuti nella fase di provvisoria esecutività del decreto di omologa? E questi atti, se possono essere compiuti, sono efficaci? Altro argomento che cercherò di trattare è il seguente. È possibile anticipare l'esecuzione rispetto ad un decreto di omologa, definitivo o non definitivo? E ancora, il 167, l'articolo 167 della legge fallimentare, opera dopo il decreto di omologa, ovvero opera nel caso in cui vi sia un decreto di omologa provvisoriamente esecutivo? Quali sono poi le norme applicabili alla esecuzione, che regolano l'esecuzione, in particolare quali sono le norme che si possono applicare e che regolano l'esecuzione nel concordato in continuità aziendale. Poi alcuni accenni agli aspetti patologici dell'esecuzione, quindi che cosa rileva ai fini dell'inadempimento per la risoluzione, solamente l'inadempimento della proposta o anche l'inadempimento del piano. Cercherò di fare un breve cenno ai crediti che sorgono, alla natura dei crediti che sorgono dopo l'omologazione. Quale natura hanno? Natura concorsuale o prededucibile? Modifica del piano dopo l'omologa e, se riusciamo, due parole in relazione alla durata. Bene, parto subito con il primo argomento. Che cosa si intende per fase esecutiva? La fase esecutiva è quella che si apre dopo il deposito del decreto di omologa, cioè è quella che segue alla fase processuale, che sappiamo si apre con l'articolo 163 e si chiude appunto con il decreto di omologa. Il decreto di omologa può essere definitivo oppure può essere provvisoriamente esecutivo. Definitivo, non soggetto a gravame. Quando è definitivo? Quando non vengono proposte opposizioni. Mentre è provvisoriamente esecutivo, se vengono proposte opposizioni, e a questo punto ci troveremo in una fase in cui bisognerà attendere l'esito del giudizio dell'opposizione relativo alle opposizioni, che può essere anche un tempo abbastanza lungo, perché si potrà arrivare fino in Cassazione e bisogna quindi adattarsi alle tempistiche di tutte le fasi del giudizio.
Quindi, quali sono gli effetti che sappiamo, sappiamo invece che nel concordato fallimentare la disciplina è ben diversa, perché l'articolo 130 invece ci dice che il decreto di omologa è definitivo quando sono decorsi i termini per l'impugnazione o comunque all'esito della procedura di impugnazione. Quindi non esiste una fase provvisoriamente esecutiva. Quali sono gli effetti che produce il decreto di omologa? Gli effetti sono effetti processuali, effetti sostanziali. Agli effetti processuali si ricollega innanzitutto la cessazione delle limitazioni del potere dispositivo del debitore, previsto dall'articolo 167. Dall'altra parte vi è anche la cessazione dell'ingerenza, dei poteri di ingerenza del commissario giudiziale e del giudice delegato. Quanto ai creditori, gli effetti che si ricollegano solamente in relazione ad un decreto definitivo, che sono la cessazione del divieto di proporre o proseguire azioni esecutive e cautelari. E questo ce lo dice l'articolo 168. Gli effetti sostanziali sappiamo che sono quelli secondo cui il decreto di omologa rende vincolanti le condizioni del concordato nei confronti del debitore, dei creditori e anche nei confronti eventualmente dei terzi che possono essere gli assuntori e i garanti. Ma ritornando al decreto provvisoriamente esecutivo, si pone innanzitutto un problema. Si pongono difficoltà circa l'individuazione della decorrenza dei singoli effetti dell'omologazione, ossia la prima domanda è: il debitore che cosa deve fare? Deve adempiere, è tenuto ad adempiere alle obbligazioni contenute nel piano quando abbiamo un decreto provvisoriamente esecutivo? Io ritengo di sì, altrimenti la provvisoria esecutorietà non avrebbe assolutamente alcun senso, però tenete conto che il piano può prevedere non solo pagamenti anteriori alla definitività, ma anche delle obbligazioni che incidono sui rapporti nei confronti dei terzi, che hanno effetti costitutivi, ad esempio l'effetto traslativo in caso di cessione di azienda. Alcuni in dottrina si ritiene anche che qualora ci siano effetti costitutivi, questi si verifichino solamente dopo la definitività. Personalmente penso che si possa, ritengo che la provvisoria esecutività del decreto comporti comunque la produzione di questi effetti, diversamente non avrebbe grande senso. Una seconda domanda: l'efficacia degli atti compiuti in seguito a questo decreto provvisoriamente esecutivo, nel caso in cui si accolga l'opposizione, sono validi questi atti? Penso sempre di sì, perché sono comunque atti compiuti in esecuzione di un piano e quindi saranno efficaci e non saranno soggetti a revocatoria, perché opererà l'esenzione di quell'articolo 67 lettera E. L'esecuzione anticipata è un argomento abbastanza spinoso, devo dire. Ci si chiede: se io ho il fabbisogno concordatario prima dell'omologa, posso dare
iniziare l'esecuzione, posso iniziare a distribuire ciò che ho in cassa? Oppure, seconda domanda, secondo esempio, forse più complesso, è possibile anticipare l'accessione d'azienda preceduta o meno da un affitto in una fase anteomologa? Allora, alla prima domanda, se sia possibile distribuire prima dell'omologo il fabbisogno concordatario, io direi la regola è comunque l'omologa e quindi bisognerebbe attendere, a mio avviso, la fase esecutiva. Più difficile è la domanda relativa alla cessione d'azienda, perché, come abbiamo sentito in questi giorni, bisognerebbe trovare un equilibrio tra la necessità di salvare l'azienda e il soddisfacimento dei creditori, quando comunque abbiamo anche sentito che nel concordato preventivo la finalità principale che ci delinea il legislatore è il soddisfacimento dei creditori. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo lo spunto del collega Macagno di ieri, in cui sottolineava questa distinzione in cui il legislatore parla del miglior soddisfacimento dei creditori e non del credito. Quindi questo potrebbe essere veramente uno spunto molto utile per tentare di equilibrare, di trovare una linea mediana tra quella che può essere l'esigenza di salvare una continuità aziendale e quella l'esigenza primaria di soddisfare, trovare il miglior soddisfacimento dei creditori. Perché sappiamo benissimo che nel caso di riallocazione dell'azienda i tempi sono fondamentali. Molto spesso chi vuole acquistare subito, entrare in proprietà subito, perché vuole iniziare subito il procedimento di risanamento e quindi diventa importante. Su questo punto però ritengo che innanzitutto non bisogna scordare che il concordato preventivo, lo snodo fondamentale è il consenso dei creditori, quindi l'adunanza dei creditori. Penso che prima dell'adunanza dei creditori procedere ad una o pensare ad una cessione dell'azienda sia molto molto difficile. Diceva alcuni giorni fa bene il presidente Zanichelli, il problema si pone laddove ci sia uno scollegamento tra un lasso temporale tra una procedura concorsuale e una procedura fallimentare, una procedura di concordato preventivo e una procedura fallimentare, nel senso che se noi pensiamo all'ipotesi della cessione di azienda in una fase anteomologa, magari anche in una fase preconcordataria, non abbiamo assolutamente idea di come possa andare a finire la nostra procedura. Nel momento in cui ci fosse comunque un'istanza di fallimento già pendente, ecco lì forse ci sarebbe comunque la previsione che nel caso in cui andasse male la procedura concordataria, comunque ci sarà una procedura fallimentare, un curatore e quindi un controllo giudiziale. Ma, ancora diceva il presidente Zanichelli, è molto pericoloso pensare ad una cessione d'azienda in fase preconcordataria o comunque ante adunanza dei creditori, ma soprattutto in fase preconcordataria, perché una volta che incasso, che la procedura incassa il corrispettivo, la procedura può andare a finire anche nel nulla e quindi il tribunale potrà garantire questo corrispettivo, ma nel momento in cui cessa la procedura cessa anche questa protezione e sarà anche poco probabile che i creditori agiscano
in previsione di un'eventuale procedura tramite un sequestro conservativo. Quindi, in sostanza, io ritengo che la cessione dell'azienda prima dell'adunanza dei creditori sia da escludere, perché andiamo altrimenti a cozziamo contro il principio fondamentale del consenso dei creditori. Si potrà discutere eventualmente in fase post-adunanza pre-omologa qualora ci fosse veramente un danno evidente, oggettivo e concreto dello sfaldamento dell'azienda. A mio avviso bisognerebbe valutare caso per caso e comunque deve rimanere un caso eccezionale. Il punto però che si pone, e la problematica che si pone, è anche in relazione all'argomento esecuzione anticipata e quindi cessione dell'azienda anticipata, il 2560. Noi sappiamo che dopo l'omologa c'è l'articolo 182, che è poi l'unico articolo che ci parla delle modalità di esecuzione, l'articolo 182 che richiama l'articolo 105. Il 105 che sostanzialmente libera o garantisce al terzo acquirente di comprare bene senza i debiti concorsuali. Allora, post omologa il terzo acquirente comprerà sicuramente bene e potrà stare tranquillo, ma se dovesse comprare ante omologa post adunanza, compra bene oppure rischia di trovarsi i debiti dell'imprenditore? Questo è un argomento forse anche fondamentale nell'accedere alla tesi della possibilità della cessione d'azienda pre-omologa o post-omologa. Se si accede alla tesi della cessione della possibilità di cessione d'azienda pre-omologa, dovremo anche in qualche modo trovare lo strumento per garantire il terzo acquirente da un acquisto, diciamo, libero da debiti. Volevo porre all'attenzione comunque un caso di cui si è parlato recentemente, che ha trattato il Tribunale di Bologna. Era stato proposto un concordato in bianco da parte di una grande impresa, una grande impresa nota nel campo dell'abbigliamento, e subito dopo il deposito della domanda di concordato in bianco è arrivato, vi era già un potenziale interessato acquirente, è arrivata al Tribunale un'istanza di autorizzazione da parte di un altro potenziale interessato per l'acquisto dell'azienda. Il Tribunale di Bologna, in fase quindi, se non sbaglio, preconcordataria, proprio per evitare la perdita del valore aziendale e quindi la perdita a livello occupazionale, del valore sociale e così via, ha fatto una gara informale il cui oggetto era l'affitto d'azienda con successiva cessione post-omologa. Questa gara informale è stata fatta appunto in una fase pre-omologa, è stato individuato quindi con una procedura competitiva informale, è stato individuato il miglior offerente e quindi si è proceduto a stipulare un contratto di affitto con l'individuazione dello stesso soggetto quale futuro acquirente. Questo è l'unico caso di cui ho notizia su questo tema.
qual è la normativa di riferimento per l'esecuzione e quale, se esiste, per l'esecuzione del concordato in continuità aziendale. Allora, dico subito che non esiste una norma che disciplini il concordato l'esecuzione del concordato in continuità aziendale. C'è solamente una disposizione contenuta nell'articolo 186 bis, al terzo comma, ove si dice che in ordine alla cancellazione e alle trascrizioni in ordine alla cancellazione delle trascrizioni ordinate dal giudice delegato in caso di cessione o conferimento di azienda. Quindi c'è il potere del giudice delegato di ordinare la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni in caso di cessione o conferimento di azienda. Null'altro, non c'è altra disposizione che regoli l'esecuzione del concordato in continuità aziendale. Allora dobbiamo andare a vedere quali sono le norme generali. Le norme generali in tema di esecuzione che troviamo sono l'articolo 182, in cui che regola i provvedimenti in caso di cessione di beni, l'articolo 184, che regola gli effetti del concordato per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione, il 185, che parla dell'esecuzione del concordato e riconosce i poteri di vigilanza al commissario giudiziale, e poi il 186, che regola gli aspetti patologici e quindi la risoluzione e l'annullamento del concordato preventivo. Partiamo dal 184 e 182 per capire quale sia l'assetto dei poteri gestori. Allora, il 185 e 182, il 185 ci dice che il commissario giudiziale, dopo l'esecuzione, ha una funzione di vigilanza. Ha una funzione di vigilanza e dovrà riferire al giudice delegato di tutti quei fatti che potrebbero creare un pregiudizio ai creditori. Quindi la norma riconosce un potere di vigilanza al commissario giudiziale, non riconosce espressamente alcun potere al giudice delegato, ma si deve intendere che il giudice delegato abbia comunque una supervisione dal momento in cui è destinatario delle relazioni del commissario giudiziale o comunque dei fatti che potrebbero creare un pregiudizio. Manca comunque un collegamento tra il commissario giudiziale ed i creditori, perché in realtà i destinatari dell'informativa del commissario giudiziale dovrebbero essere i creditori. Un potere di vigilanza più pregnante lo troviamo nel concordato concessione di beni, laddove anche per quanto riguarda il giudice delegato, perché in questo caso il giudice delegato propone al tribunale la revoca dei liquidatori, autorizza il nuovo liquidatore a esercitare azioni di responsabilità contro il liquidatore revocato, è destinatario del rendiconto del liquidatore, sospende operazioni di vendita per gravi e giusti motivi e ne impedisce il perfezionamento quando il prezzo è inferiore, e così via. Quindi, ritornando all'assetto dei poteri, abbiamo visto controllo, vigilanza da parte del commissario giudiziale, supervisione da parte del giudice, poteri più incisivi nel concordato concessione di beni, ma nel concordato in continuità aziendale. Che poteri, che assetto di poteri c'è? Qui per la prima volta si riscontra forse un'anomalia, nel senso che non abbiamo alcun
organo, se prima, se nel concordato liquidatorio comunque c'è un liquidatore, nelle procedure concorsuali, fallimentari c'è il curatore, qui non abbiamo più un organo della procedura se non il commissario giudiziale, che dovrà a questo punto interfacciarsi direttamente con gli amministratori, con i sindaci della società e con il ceto creditorio. E allora, come può il commissario giudiziale esercitare una vigilanza utile ai creditori? Io penso che a questo punto si dovrà anche modulare nel decreto di omologa, si dovranno modulare i poteri da conferire al commissario giudiziale affinché effettivamente possa la sua funzione di vigilanza possa essere utile. Ma cosa, come si traduce in un concordato in continuità che magari si protrae per anni e anni? Dovremmo dare probabilmente al commissario giudiziale la possibilità di accedere alla contabilità, dovremmo chiedere al commissario giudiziale di fare una relazione trimestrale, semestrale sull'andamento del piano, sul rispetto delle linee strategiche del piano, dovremmo forse chiedergli di avvisare, allertare i creditori del momento in cui vi è una ragionevole previsione che il piano non possa più portare all'adempimento della proposta. Forse questo potrebbe essere un sistema per rendere efficiente la vigilanza del commissario giudiziale e per eventualmente anche forse rimodulare in un secondo momento, se si ritiene possibile, le modalità di esecuzione che il Tribunale potrebbe determinare ad integrando quelle che erano già previste dall'imprenditore. L'articolo 182 si applica al concordato in continuità aziendale? In quanto compatibile, ritengo di sì. Quindi il commissario giudiziale dovrà redigere una relazione al posto del liquidatore e la comunicherà appunto ai creditori. Richiamo agli articoli 105 e 108 ter, si applicano? Ritengo di sì, in quanto compatibili. Sicuramente il 107, il 106, il 105. Ma la domanda è: se la vendita di un bene viene fatta direttamente dall'imprenditore, il giudice delegato cancellerà gli aggravi? Forse no, nel senso che qui non abbiamo un organo che è il liquidatore e quindi sapete che si ritiene nel concordato preventivo in liquidazione che anche laddove la vendita venga fatta con procedura negoziale, però vi è un liquidatore, comunque si rientra nella procedura, nella vendita coattiva e quindi il giudice delegato cancellerà gli aggravi. Qui non c'è più un organo della procedura e quindi probabilmente il giudice delegato non potrà cancellare gli aggravi e quindi il richiamo al 107 in questa parte forse non si applica. Quali sono i profili patologici dell'esecuzione? Allora, la domanda che ci si pone è: che cosa rileva ai fini dell'inadempimento per la risoluzione? Rileva l'inadempimento del piano e quindi se io imprenditore che ho fatto un piano su 5 anni, non mi attengo esattamente a tutte le modalità che ho previsto nel piano. Rischio di incorrere nell'adempimento oppure rileva solamente l'inadempimento della proposta?
quindi non riesco a soddisfare i creditori nella misura del 20-30%, e quindi i creditori potranno chiedere la risoluzione per inadempimento. Non è facile pensare che un imprenditore faccia un piano su 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni e riesca a prevedere tutte le scelte strategiche, finanziarie, economiche, produttive da porre in essere da qui nei prossimi 5 anni. Quindi io penso che sia difficile sostenere che l'inadempimento di tutto quello che ciò che è previsto nel piano possa comportare la risoluzione. Penso che lì dove l'inadempimento di quelle scelte strategiche possano evidentemente, ragionevolmente portare all'inadempimento della proposta, allora diventerà rilevante. Ma diversamente non penso, perché se oggi è stato previsto una scelta nel piano e domani mi rendo conto che invece dovrò fare un finanziamento perché mi è cambiato il mercato, perché ci sono state delle modifiche non prevedibili, ecco, non penso che questo possa portare alla risoluzione per inadempimento. Però si pone un problema: se io pongo in essere quel finanziamento, atto di straordinaria amministrazione evidentemente, ma questo atto di straordinaria amministrazione che io pongo in essere probabilmente non sarà, nel caso di esito negativo dell'esecuzione, non sarà coperto da revocatoria e nemmeno dall'esimente di quell'articolo 217 bis, perché non è un atto posto in essere in esecuzione del piano. E qui si pone un altro problema: ma se io pongo in essere una scelta, un atto che non avevo previsto nel piano, è un atto di straordinaria amministrazione, opera il 167 dopo l'omologa? Ritengo di no, e ritengo che non operi nemmeno qualora ci si trovi in una fase di provvisoria esecutorietà del decreto. Penso che l'operatività dell'articolo 167 termini con il decreto di omologa, anche provvisoriamente esecutivo. Non penso che ci sia una ultrattività dell'ingerenza del giudice delegato e del commissario giudiziale dopo l'omologa, soprattutto e nemmeno quando ci si trovi in una fase provvisoriamente esecutiva. Un tema difficile, e so che qui probabilmente sbaglio ad addentrarmi in questo tema, però ci provo: la natura dei crediti che sorgono dopo l'omologa. Esempio: voglio cedere l'azienda, però prevedo di cederla 10 mesi dopo l'omologa, quindi dovrò portare avanti, l'azienda dovrà continuare ad operare. Mi rendo conto che devo stipulare un contratto di fornitura con un fornitore. Questo credito che sorge, nel caso in cui la procedura dovesse poi finire con una risoluzione e poi con un fallimento, questo credito che natura ha? Cioè, ha natura prededucibile oppure ha natura concorsuale? E quindi, se dovesse avere natura prededucibile, supera i creditori concorsuali antecedenti al deposito della domanda di concordato? Oppure viene trattato
come creditore concorsuale. Io ritengo che si debba riconoscere la natura di creditore concorsuale. E perché? Perché comunque ritroviamo nelle nuove norme anche una conferma nell'articolo 182 quater, lì dove il legislatore ha previsto, e questo è l'unico caso in cui ha previsto la prededucibilità in fase di esecuzione, ha previsto appunto la prededucibilità dei finanziamenti contratti in esecuzione, quindi per utili per una fase successiva all'omologa, quella dell'esecuzione. E allora, se il legislatore ha riconosciuto la prededucibilità a questi crediti e l'ha fatto espressamente, io ritengo che laddove non vi sia alcuna previsione legislativa, come appunto per le altre obbligazioni contratte dopo l'omologa, non si possa riconoscere la prededucibilità, e qui troviamo appunto la conferma. Quindi potremmo schematizzare la natura dei crediti in questa maniera: fase pre-deposito di domanda, debiti o crediti concorsuali, fase preconcordataria, crediti prededucibili, perché ce lo dice la norma col 161 settimo comma, laddove espressamente dice tutti i crediti sorti nella fase preconcordataria ove legalmente derivanti da atti legalmente compiuti sono prededucibili. Fase post ammissione, qui non abbiamo una norma del concordato preventivo che ce lo riconosce, ma si andrà a utilizzare la norma generale del 111,2, dove si parla appunto dei crediti sorti in funzione e in occasione. Poi fase post-omologa, nessuna norma, se salvo il 182 quater, che riconosce la prededucibilità, e quindi per tutti gli altri crediti natura di crediti concorsuali. La prededuzione, e qui apro e chiudo subito la parentesi, la prededuzione nel concordato preventivo, esiste o non esiste? È una categoria tipica della procedura fallimentare. Io vi do una risposta molto pratica, nel senso che nei piani si trova sempre la voce crediti prededucibili, spese di procedura e adesso anche credito prededucibili prestazione dei professionisti che hanno depositato un contratto con data certa in data pari al deposito successivo del preconcordato. Ma che cosa significa questo nel concordato? Significa che il credito venga pagato per intero e subito, ovvero subito nel momento in cui siamo certi della capienza. Quindi parliamo effettivamente di prededuzione nel concordato preventivo. Forse esiste la prededuzione nel concordato preventivo, anche perché ce lo dice l'articolo 161, settimo comma, dove ci parla di prededuzione nel concordato preventivo. Ma se prededuzione significa pagamento integrale ed immediato laddove vi sia capienza, allora forse la prededuzione esiste anche nel concordato preventivo, perché il punto è sempre quando si può pagare e se si debba pagare per intero e quando si può pagare. Allora, se definiamo il credito prededucibile nel concordato preventivo, a mio avviso, se accogliamo questa qualificazione, a mio avviso il commissario paga bene quando paga le spese di procedura, le diverse spese prededucibili, le paga per intero e le paga prima dell'omologa. La modifica del piano. In fase post-omologa, io posso modificare il piano?
Allora, io penso, in sostanza vi do subito la risposta, poi vediamo come arrivarci. Io penso che qualora la modifica del piano sia dettata da esigenze, ad esempio, di mercato, e comunque non incidano sull'adempimento della proposta, il piano possa essere modificato. Ma se io cambio anche la proposta, la modifica del piano comporta la modifica della proposta, allora lì avrò bisogno dell'assenso di tutti quei creditori che vedono una modificarsi la propria obbligazione. Diversamente sarà difficile. C'è stato, voi sapete che l'OCI, l'Osservatorio Crisi d'Imprese, ha fatto un bellissimo lavoro raccogliendo le esperienze di tanti giudici delegati, e quindi adesso ha pubblicato anche il risultato di tutto questo lavoro. E una domanda era proprio questa. Posso cambiare il contenuto e le modalità di esecuzione, ovvero posso passare da un concordato in continuità aziendale ad un concordato liquidatorio? Prima domanda. E in fase esecutiva posso concludere accordi che comportano la modifica della proposta omologata? Allora, il 47,4% dei giudici ha detto sì, anche se l'accordo è concluso con alcuni debitori soltanto, a condizione che le previsioni rimangano uguali per i non aderenti. Il 43% ha detto no, in quanto lo scostamento comporta una modifica della proposta. Per quanto riguarda, in relazione ad entrambe le domande, il 5,3% ha detto sì, è possibile una modifica con il consenso di tutti i creditori, ossia la modifica di passare da un concordato in continuità aziendale ad un concordato liquidatorio. E sì ad accordi che comportino modifica della proposta omologata qualora vi sia il consenso di tutti i creditori. Io mi fermerei qui, se siete d'accordo. Sì, perfetto, no, va benissimo.